Ebbene, eccoci di nuovo qui, anche quest'oggi daremo il massimo in cucina in compagnia di Francesca Alotta. Ciao, ci proviamo almeno, a me piace cucinare, devo dire. Brava, brava, come adoro. Stai? Come va? Bene, dai, sono abbastanza bene, sì. Nonostante il lockdown, credo che sia comunque un modo per ritrovarsi. Sì, sì, in cucina soprattutto, perché in cucina lasciamo perdere. Io ho avuto proprio l'idea di questa cosa proprio durante quel periodo che stavo sempre ai fornelli. Bravo, infatti anch'io la stessa cosa, infatti ho fatto anch'io un format video che tra l'altro a breve uscirà proprio, che parla di musica, di tutto un misto di arti, perché secondo me la cucina è un'arte pazzesca. Che bello. E si che chiama bello. Casalotta Made in Italy, infatti poi Casalotta Made in Italy. Made in Italy, perché? Perché voglio mandare avanti tutta l'eccellenza italiana, perché mi sono resa veramente conto di essere proprio fiera di essere italiana, perché noi italiani durante il lockdown ci siamo veramente comportati molto bene. Vero, sì. Abbiamo avuto la forza sempre di combattere attraverso l'arte, la musica, il fatto di essere uniti. Questo è stato un momento veramente, secondo me, bellissimo. Evviva! E sono felice di averti qui e di ritrovarci in questo contesto che, se vuoi, anche un po' musicale può essere. Come no? Vedo che hai portato un... Sì, io ti ho un cadeau. Grazie. Un regalo, il mio ultimo lavoro. Senti come pesa, quanto c'è... È vero, quanta fatica. Si sente che insomma ha una certa... Sì, un disco di canzoni antiche siciliane e napoletane. Bellissimo. Perché sono siciliana, quindi dedicato alla mia terra. Era un disco che dovevo fare con mio papà era un grande tenore e che purtroppo è scomparso molto giovane, quindi non abbiamo avuto il modo di farlo, ma era un mio desiderio di realizzare questo sogno dedicandolo a lui. Bellissimo. Leggo dei titoli molto importanti, insomma, voglio dire. Sì. Reginella, Soldato innamorato, Io ti voglio passare. Sì, e poi tutte canzoni anche siciliane antiche, Voi dormite ancora, Bettina Crozza, ma tutti fatti in acustico, con 30 coristi, il Massimo Morricone, il contrabbassista di Mina, famosissimo, sì. Giuseppe Milici all'armonica bocca, Simone Talone alle percussioni, e Cristiano anche... Viti che ha fatto gli arrangiamenti e anche il pianoforte, e Luca Tuffano alla chitarra, ma poi tanti strumenti etnici. E anche una grande collaborazione, giustamente conclamata, con Aleandro Baldi. È una vedo bonus anche, track, sì, perché non c'entra niente nel contesto, però è fatto in acustico, sempre in acustico, con Ion Amarmi, con Aleandro, che mi ha fatto questo regalo di cantare insieme. Brano meraviglioso. Brano, sì, devo dire, che ci ha dato tante soddisfazioni. Nella storia della nostra musica, sì, bene. Beh, allora io direi, intanto questo grazie di cuore davvero, sì. Approfittiamoci in cucina perché andiamo? Il tempo stringe e comincia già. Vado. A me già l'idea di essere qua mi fa venire un certo appetito. Quindi, mentre tu metti la mia paranza di Casalotta Made in Italy, io questo lo appoggio qui, così ce l'abbiamo anche in bella vista. Okay. Senti, io oggi ti preparerò una cosa molto particolare. Sai che sono siciliana, come ti dicevo prima. E da noi questa pasta è una pasta abbastanza veloce, però molto molto saporita, molto gustosa, e si chiama pasta canciova, che significa pasta con le acciughe, però non è solo con le acciughe. Ora però mi dai una mano, io ti vedo che sei un po' in difficoltà. Lascia perdere, no. Non te la mettere, perché se non la metto, non la no, metto. No. Allora, va senti, bene, tu mi aiuti a tagliare la cipolla oppure l'aglio? Fai l'aglio, vai. Io taglio l'aglio. Allora, diamo subito gli ingredienti? Diciamo subito gli ingredienti. Allora, cipolla e aglio, che vanno tritati chiaramente, la cipolla finemente. Okay. Poi l'aglio, poi lasciamo soffriggere un pochino, questo lo vedremo dopo però. Acciughe, circa 90 grammi, sì. Circa, un po' di pinoli, una manciata. Pinoli. L'uva passa che abbiamo messo un paio d'ore prima in acqua, vedo perché così si ammolla. Vedo che già è stata ammollata, sì. Poi ci vuole il estratto di pomodoro. E poi il pan grattato, poi vi spieghiamo insomma in che modo. E poi la pasta, noi usiamo in Sicilia, usiamo le reginette, sì. O noi le margherite la chiamiamo, okay. Diversamente, comunque questo tipo più o meno di pasta. Tutti ingredienti piuttosto mediterranei, appunto. Come... Assolutamente, rigorosamente, come il mio disco Anima Mediterranea. Come il tuo disco, la tua musica Anima Mediterranea, anche gli ingredienti. Allora, andiamo, poche chance, faccio io la cipolla che è più complicata, sì, va sì. Bene? Quanti spicchi? Un paio di spicchi. Okay, io taglio allora bene qua. Senti, io ho una così. Tecnica mia per... Faccio così, oddio. Bravo. Questo è partito. E così, ecco. Allora, sai la storia di questa pasta?
pasta canciova. Praticamente sì, gli emigranti siciliani così andavano a Milano piuttosto al nord. Sì. E quindi non avevano modo di portarsi tante cose, dopo un po' le scorte finivano. Allora invece le acciughe sono un qualcosa che si ritrova comunque sempre, che puoi tenere, che puoi mantenere. Allora che facevano? Si portavano queste acciughe, l'estratto di pomodoro, e così potevano sentirsi a casa. Ah certo. Capito? Certo, io intanto metto l'acqua a bollire così. Sì. Questo coltello è un po' così. Ecco. Ognuno si ritrova con le sue cose, ma comunque. Ok. No, se ti c'è una padella? Qualcosa, sì, mi serve una padella. Come no? Va bene questa? Più grande? Sì. Anzi, me ne servono due in realtà. Due, una allora, per il pan grattato. Ok. Una. E mia mamma ha detto, mi raccomando, ricordati che ci va tanta cipolla. Ti serve anche il coperchio, intanto lo lascio sì, qua. Sì, ok. E dimmi una cosa, questo qui lo usi intero o lo facciamo pure a... non lo so perché... No, lo facciamo a metà, dai. A metà, sì, a metà. Togli l'anima così. Tolgo l'anima. Detto così sembra una cosa bruttissima. No. Togliere l'anima che è la cosa più importante di noi. Mi sto piangendo. Sì, beh, certo. Dai, grazie. Questa qui va bene. Sì, ok. Sì. Allora, mettiamo questa, la cipolla. Hola. Guarda, sto combattendo un po' con... Ok, fatto. Ecco. L'olio, importantissimo, olio d'oliva. Io sono, lo sai che sono produttrice di olio? Mi sono dimenticata a portarlo. Sì, sì, sì. Perché io abito in campagna, nella zona della Sabina. Ah, sì. E lì sai che l'olio è proprio di DOP. E praticamente ho preso questo terreno dove ci sono tanti ulivi e faccio una piccola produzione per me praticamente perché amo... Buono, io adoro l'olio. Sì, sì. L'olio d'olio, le cose vere. Vorrei assaggiarlo. Qui abbiamo un ottimo olio pure, però sicuramente quello fatto... Quello voglio consigliare, usate sempre prodotti d'eccellenza. Sì, certo. Perché se, dipende da quello la qualità del... Vero, è alla base di ciò poi che mangiamo, quindi... Sì, sì, sì. Allora, diciamo che ecco, l'ho disanimato un po' alla buona perché dovrei portare in questo momento gli occhiali per la presbiopia. Aspetta, sai che questi li mettiamo insieme alla cipolla, quindi vai un po', mettilo qua. Insieme? Sì. Aglio e cipolla, insomma. Proprio mediterraneo, eh? Esatto. Delicato. Sì, sì, sì. Una cosa... così, da mangiare proprio a quest'ora. Anche a me così, l'effetto della cipolla mi sta commuovendo. Mi sono commossa, io sì, molto. Insomma, questa pasta canciova, devo dire che è talmente gustosa. Uh-huh. Quando la assaggerai, non è veramente di... Poi ci vogliono pochi minuti. Il problema ora non so quanto ti vuole qui per... Non conoscendo i fornelli sono un po' limitata. Non potrò più farne a meno di questa pasta con l'anciova, eh? Se ti piacciono tutti gli ingredienti, sì. Sì, sì, assolutamente sì. Non c'è qualcosa che no, non mangi? No, perché, no. Allora, chiaramente c'è chi non mangia la cipolla, qua proprio... No, no, io mangio tutto. Non se ne può. No. Però c'è un'altra cosa. Se qualcuno non ama i... Perché ci sono anche quelli che non amano l'uva passa e pinoli. Perché sono dei gusti molto particolari. Perché in Sicilia abbiamo avuto tante dominazioni. Uh-huh. Tra cui quella degli arabi. Quindi c'è questo gusto del dolce salato insieme. Non a tutti piace, insomma. Uh-huh. Però, devo dire, noi palermitani poi diventiamo pazzi. Per questi gusti così contrastanti. A me piace molto, solo... devo dire la verità. Vediamo se quest'acqua bolle. Ecco, temo perché... che ci vorrà un pochino. Sì, sì, sì. Allora, questo qui... Allora, la cipolla deve ammansirsi, deve diventare... E poi diventare bello croccante, va bella bene, dorata. Io, guarda, mi quindi fido... Quindi c'ha bisogno dei suoi tempi. Mi fido di te. Le cose, capito, la cucina non vuole fretta. Assolutamente quindi... no. Quindi prendiamoci un po' di tempo e nel frattempo... Nel frattempo che la cipolla... Oh. Seguite i nostri consigli per gli acquisti, ci rivediamo tra poco qui con Francesca Lotta. Eccoci, eccoci qua. Allora, ti siamo un poco avvantaggiati. Perfetto, rosolando. Diciamo, così la cipolla fa il suo dovere. Quindi bene, io bene.
farei, comincerei a... Allora, ti faccio un compito, a parte salare l'acqua, sì. Poca, mi raccomando, perché ci sono, bene, le così? Acciughe. Ok, appena, è vero. Qua poi... mettiamo un goccino di olio, sì, sul pan grattato, che lo mettiamo a tostare dentro su una padella. E va girato, no? E va girato. Ok. Mi raccomando, non lo fare bruciare, eh? No. Ok, io ora metto qua, guarda. E bisogna anche buttare la pasta. Ricordiamo che cosa abbiamo fatto. Allora, cipolla e aglio a soffriggere, dopodiché ci mettiamo le acciughe. Le prendo così, le mettiamo così. E vai, qua grande. C'è il lavoro più... Dobbiamo... Non ce l'hai uno piatto, no? Cosa ti serve? Un cucchiaio di legno piatto, no? Un cucchiaio piatto, no. Guarda se ti può servire, c'è un... Vabbè, a casa prendete invece un cucchiaio piatto, in modo tale che si... frantumi tutto bene bene l'acciuga. Che ne dici di questo? Può servire? No, si rovina la padella. Ok. Tu non cucini, vero? Diciamo che sto imparando, grazie agli ospiti che mi stanno venendo a trovare in questi giorni. Ti diamo lezioni. Io farei una cosa intanto, metto la bravo, pasta, metti, dici? Bravo. La metto tutta, eh? No, okay. Basta. Basta così? Sì, basta. Ok. Non abbiamo troppa fame, a parte insomma una questione di appetito che... viene sicuramente mangiando, ma soprattutto poi allora... voi dobbiamo stare sempre a dieta, ma sì, dobbiamo limitare i danni. Che vitaccia. Vabbè, adesso appena ripartiranno le tournée quest'estate ci rimettiamo in forma. Per il momento dobbiamo, come dire, mettere su sostanza. Ma mi canti qualcosa così mentre cantiamo qualcosa? Ti posso cantare qualcosa di, che ne so, tu che canticchi quando stai in cucina? O Sole Mio, per esempio? Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma sì, a volte... Mo non c'è mamma più, ma è volta tu, distrattamente pienso a me. Marò! Che bello! Senti, ma tu vieni spesso in Sicilia, no? Sì, spesso. Io amo la Sicilia. Ma non l'hai mai mangiata la pasta canciova? Beh, probabile sì, perché... Ma questa, sai, è un tipo di pasta che magari si fa più in casa, credo, insomma, in maniera... Sì, no, ma ecco, i piatti poveri ormai sono diventati quelli più ricercati. Allora, dopo aver fatto questo lavoro qui di... prima la cipolla, poi mettere le acciughe, così. Lo stavi bruciando. Stavo per mettiamo bruciare il pan grattato. L'uva passa. Voilà. No, perché non sembra, perché questo piano cottura, no? Sì, o però... non c'è o parte della grana. Coce. E pinoli, uva passa e pinoli, eh. E pinoli, guarda che... Senti che profumo! Oh, Dio mio! Visto? Non avete idea, a casa del profumo che stiamo... È un piatto gustosissimo, proprio saporito, che buono, meraviglia. È una cosa speciale. Allora, è speciale. Facciamo ancora soffriggere 2 minuti con l'uva passa, che abbiamo messo a mollo l'uva passa per 2 ore prima di fare il piatto, ok? Questo non l'avevo detto, è importante anche quello. Beh, sono i procedimenti che poi, gli ingredienti, perché alla base della buona cucina ci sono degli ottimi ingredienti, come sappiamo. Sì. Come ci hai detto tu anche inizialmente. E il procedimento, no? Quello è importantissimo, anche quello. Perché cambia completamente. È bello che io faccio l'esperto. Lui è grande esperto. Se mi sentisse Cannavacciuolo qua, sai. Ti arresta. Sì, infatti. Allora, poi mettiamo l'estratto di pomodoro. Però per aiutare a sciogliere un po' ci vuole un... Prendiamo questo qua. Ok. Ok. Un po' d'acqua della pasta. Ah, certo, questo è il trucco. L'acqua della pasta è utilissima per cucinare, perché allunga un pochino. L'acqua della pasta contiene l'amido, bravo. Ah, io faccio una pasta cacio e pepe. Sì, che poi ecco, questi piatti... Questo è abbastanza, voglio dire, più complesso, no? Però le cacio e pepe, queste paste semplici... Guarda che se le sono più difficili ancora con le... Vero? Sì. Già. Perché farle bene non è semplice. Francesca, noi secondo me ci dobbiamo ritrovare più spesso. Secondo me sì, anche con le tue sorelle, troppo carine. Sì, è vero, sì, dobbiamo... Dobbiamo vederci. Che poi in ogni occasione, diciamo, tempo professionale nella quale ci siamo incontrati, siamo sempre stati bene...
Sì, sempre un ottimo rapporto. Vero, vero. Sempre. Quando è capitato in qualche serata, oppure trasmissioni televisive, insomma, ecco. Ma ti ricordi oramai più? Oramai più è stato divertente, dai. Per voi che siete arrivati prima, sicuramente la prima puntata per me è stata tragica. Meno male che c'eravate voi che conoscevo tutti. E te sei salita in corsa. Sono salita in corsa, non è stato facile. No, non è stato facile, però sei bravissima, insomma, voglio dire. Praticamente non hai io avuto... sono arrivata e subito abbiamo fatto la puntata, così. Non so neanche come era la tesi. Però meno male che c'eravate tu, Marco, Gianisse, cioè sì, tutti quanti che conoscevo, quindi sono stata... Non bene di più perché ero già tranquilla. Poi Fausto Leali l'ho già Fausto lo conoscevo da tanti anni. Ed ero una gran bella persona. Sono stata felicissima di avere lui come coach. Belle esperienze. Vero. Guarda, qua ci siamo. Appena la pasta è pronta, il sughetto è già pronto. Wow, ma... veramente fantastico. Oh, guarda, me lo sta facendo bruciare. Lo so. No. Accidenti, guarda, sono veramente una frana. Sei una frana, guarda. Vabbè, usiamo così, dai, solo questa parte qua. Solamente quello non bruciato. Bravo. Io sono affascinato, ma anche un po' ipnotizzato, non so come dire, da questi profumi. Una cosa ti ho detto di fa. Senti, invece so, per... più che il massimo in cucina, io sono veramente un disastro. Senti, ma secondo te è pronta? Proviamo un po', vedi tu, secondo me ancora un pochino ci manca. Secondo però... me pure. Vediamo un po'. Ancora che dici? Un minuto. Poco poco. Questo c'è però, Questo c'è, allora, guarda, io potrei anche queste spegnerlo. Cose che non servono più, sì, secondo me sì. Facciamo un po' di spazio, perché adesso vado a prendere i piatti. Ok. Quella serve scolarla? Sì. Direi, no? La scoli o la prendi dalla... Se vogliamo, sì, c'è quello lì, sì, perfetto. Sì, con quello preferisco, così rimane anche un pochino di acqua in più perché... Ok. Ok. Perché sai, poi ognuno ha la sua tecnica. Sì, poi dipende da quello che stai facendo. In questo caso, secondo me, un poco d'acqua non guasta. Non guasta. Dovremmo finire la cottura, cioè un odore pazzesco, lo so. Allora, sai che facciamo? Finiamo la cottura qua dentro, così. Ah, bene, certo. Così, praticamente. Anche quella è un'ottima tecnica. Sì, perché si insaporisce ancora di più. Dov'è? Qua? Eccolo, ce l'abbiamo già qua. Ho preso per te. Ok, sei un mito. Beh, qualcosa mi fai fare, insomma. Sono il tuo assistente. Ecco fatto, allora, la pasta la mettiamo qua. Vai, sì. Questo lo spegniamo intanto. La possiamo mettere al minimo, magari? Ok, così qua continua un pochino la cottura perché... E voilà. E insomma, io sto facendo delle canzoni nuove, sai? Sì, che bello. Poi te le faccio sentire. E stavolta praticamente ho fatto sia testo che musica e sono molto contenta. Sempre... tutto il mio mondo, sto tirando fuori tutta me stessa, le mie problematiche, le mie difficoltà, le cose belle, le cose brutte. La voglia sempre di continuare ad andare avanti. È importante mettere in musica quelli che sono i nostri sentimenti, no? Quello che ci abbiamo dentro poi lo tramutiamo in qualche modo e diventa un processo che trasforma. Assolutamente, che ti dà anche la forza di tirar fuori quello che hai qua sullo stomaco. Sì, certo. È una prassi, è una bellissima terapia che poi fa veramente... Io credo che praticamente molte persone come me, che purtroppo sei avuto un problema oncologico, molte persone vogliono, si rivedono in te e cercano aiuto. Sai, sto aiutando un sacco di persone che magari si abbattono. Vabbè, tu sei una persona forte, Francesca. Sì, davvero. No, assolutamente. Quindi, non credo, non bisogna abbattersi mai. E una delle mie canzoni nuove si chiamerà così, A pugni chiusi, perché bisogna andare avanti sempre a pugni chiusi. Vero. Mollare mai. Non mollare mai, grande. Mai. Allora, bene, io prendo i piatti. Prendi allora. I piatti perché sì. Senti che profumo. Ci siamo, è meraviglioso. Cioè, è dai, meraviglioso. Che cosa gli vogliamo I dire? I piatti li mettiamo qua. Guarda, questo lo spostiamo. Ok. Voilà. Oh. Facciamo assaggiare anche gli altri, che dici?
Beh, facciamo assaggiare qualcuno dei nostri amici della troupe, favorite, a meno che non ci venga a trovare qualcuno. C'è un rotolo, un po' di carta, così sì, lo puliamo un pochino. Eccola qua. Guarda che meraviglia, senti che profumo. Questo ce lo dobbiamo mettere? Ce lo mettiamo subito? E questo si va a spolverare sopra. Come lo fai? Con un cucchiaio, così. Con un cucchiaio, perfetto. Facciamo così. Vabbè, non l'ho fatto bruciare tanto, dai, diciamo. Meno male che insomma un pochino si è salvato. È appena appena tostato, ecco. Ok, voilà. Benissimo. Allora, Francesca, direi di accomodare. Ah, lo prendi tu, che carino. Voilà. E ci andiamo a mangiare qualcosa, Piatto ricco, mici ficco. Pasta con le acciughe, molto profumato, molto persistente, semplice. Un bel vino a base di uva Catarratto, secondo me è l'abbinamento perfetto. Francesca, io ti propongo un brindisi a Volentieri. Questo punto alla musica, alla tua musica. Grazie. Questo bellissimo CD, dove si può trovare? Vabbè, si può trovare in tutte le piattaforme digitali, scaricare oppure quello fisico, se vanno sul mio Facebook, sui miei social, si può comprare direttamente con un autografo. Ottimo. E a breve uscirà il prossimo disco a fine marzo, a primi di aprile, non vedo l'ora perché sarà un'esperienza molto molto particolare. Bene, allora, evviva! È un wiwa. Ciao. Beh, direi che la pasta la mangiamo, no? Ma io direi sì. Assaggiamo punto. Un po', perché è la cosa più... Però diciamo, sii sincero, se non ti piace lo dici. Sì, assolutamente. Abbiamo messo anche un pochino di peperoncino. Sì, io amo il peperoncino in maniera... Vabbè. Non riesco neanche a parlare. Una goduria. Buono, buono. Meravigliosa. Grazie di cuore, Francesca. Grazie a te, Massimo, sempre lo sai, con tutto il cuore. E ti viva. Voglio bene. Anch'io.